Benvenuti su Creazione Digitale. In questo tutorial vedremo lo strumento riempimento colore vettore che consente di riempire le aree di un progetto grafico creando nuove forme con riempimenti colore, sfumatura oppure bitmap. Lo strumento non lo trovate nel pannello laterale, ma va eventualmente inserito. Dal menu Visualizza, Personalizza strumenti, qui trovate l'icona, questa forma di secchio di vernice. Cliccate e trascinate per inserirlo nella barra degli strumenti. Cliccate quindi su Reimposta. E chiudi per confermare. Lo strumento riempimento colore si attiva anche con il tasto R da tastiera. Può essere utilizzato in due modalità: all'interno, crea nuove forme all'interno di forme esistenti, mentre in mezzo crea delle forme da aree sovrapposte o punti di intersezione. All'inizio può creare un po' di confusione, perché non è molto intuitivo, ma una volta capito come funziona, sicuramente non ne farete più a meno. Seleziono il colore e naturalmente gli oggetti da colorare. Attivo lo strumento, proviamo la modalità in mezzo. Si può utilizzare semplicemente trascinando e così colora tutte le aree su cui passa il mouse. Oppure è possibile utilizzarlo cliccando direttamente sugli oggetti, cambiando la tinta dal pannello campioni oppure dal pannello colore. Vi state sicuramente chiedendo quale sia la differenza rispetto al riempimento applicato attraverso il selettore colore. La risposta la troviamo nel pannello livelli che apro. Qui troviamo una sequenza di livelli forma. Vediamo tutte le ellissi che in pratica contengono solo il tratto e sono queste nere trasparenti. A seguire troviamo un'altra serie di livelli curva colorati e sono i livelli creati con il riempimento colore vettore. In realtà non ha colorato la forma, ma ha creato delle nuove forme su livelli separati. Infatti vedete, trascino e viene fuori il livello del riempimento e a parte il livello del tratto. Annullo con CTRL-Z da tastiera e seleziono all'interno. Continuo a colorare con il riempimento colore questo frutto un po' indeciso, un misto fra una fetta di limone e un'anguria. Cambio colore cliccando direttamente sulle aree da colorare, anche le più piccole, vedete che riesco a colorarle con facilità. Adesso, tornando al pannello livelli, non troveremo nessuna differenza rispetto a poco fa. Anche in questo caso, infatti, crea dei livelli a parte. I due metodi si diversificano solo quando abbiamo a che fare con forme o curve intersecate, e non è questo il caso, ma lo vedremo fra poco. Il riempimento colore può essere utilizzato anche per applicare dei gradienti. Traccio un rettangolo, attivo lo strumento e seleziono una sfumatura che ho già preparato. La applico al rettangolo e poi lo sistemo come sfondo riducendo un po' di opacità. Bene, vediamo di capire qual è la differenza fra i due metodi. Mi sposto sull'altra tavola da disegno che ho già preparato. Il riempimento colore può essere utilizzato anche per ricolorare delle forme, delle curve o delle aree che hanno già un riempimento assegnato attraverso il selettore colore. Do un riempimento a queste palline di gelato utilizzando il metodo che già conosciamo, il selettore colore. E quindi una la faccio fucsia, l'altra celeste e poi uso il giallo. Adesso mettiamo il caso che io le voglia ricolorare. Nel pannello livelli al momento ci sono le forme che non sono ancora colorate. In pratica sono questi punti luce che ho inserito e poi le tre ellissi che ho appena colorato. Tratto
e riempimento sullo stesso livello, sono questi qua. Seleziono tutto e attivo lo strumento riempimento colore. Vedete, passando il mouse sulle forme, riconosce i punti di intersezione tra le forme e le curve. Questa infatti è una curva non chiusa, è un tracciato che interseca la forma. Lo strumento riesce a riconoscere queste zone e a creare delle forme di colore all'interno delle aree di intersezione. Sto utilizzando la modalità all'interno e vediamo subito una differenza rispetto a poco fa. Se guardiamo adesso il pannello livelli, questa è la forma che ho appena creato ed è stata creata all'interno di un livello figlio, quindi all'interno dell'ellisse. Cambio metodo, seleziono in mezzo, seleziono ancora tutto, poi cambio colore e clicco. Crea anche in questo caso una nuova forma, però stavolta viene posizionata sopra, non all'interno. La trascino fuori in modo che possiate vederla bene. In pratica è posizionata sopra la forma esistente, mentre l'altra è stata posizionata all'interno. E questa è la differenza sostanziale fra i due metodi, la posizione della forma creata. Continuo quindi a colorare le altre forme che ho sulla tavola da disegno. In alto nella barra contestuale troviamo altri tre pulsanti, l'ultimo dei quali sostituisci, che appunto sostituisce completamente il colore assegnato. Accanto troviamo la modalità Smart, che invece consente di aggiungere delle forme in alto, ma di applicare un solo riempimento alle forme. Sì, perché in realtà la funzione accanto, quella con il segno più, che si chiama appunto aggiungi in alto, consente di dare più riempimenti alla stessa forma, ma lo vedremo fra qualche minuto. Altra funzione è riempi fino ai limiti visibili, ma è una modalità che ha ancora qualche problema e non sempre funziona come dovrebbe. Coloro anche la cialda del gelato, che in realtà è un triangolo senza base, quindi un tracciato aperto. E intersecandosi con l'ellissi riesco a colorare tranquillamente utilizzando lo strumento colore vettore. Perfetto, rifinisco i particolari del cono. Creo adesso un tracciato con lo strumento matita. Aumento lo spessore e poi tasto destro espandi. In questo modo lo converto in forma. Duplico quindi la nuova forma che ho appena creato e la sistemo ad intersecare la cialda in obliquo. Accelero il video perché sono delle operazioni che già sappiamo fare. Quindi duplico ancora, ruoto, ridimensiono e coloro con lo strumento colore vettore. Dopodiché raggruppo e inserisco il gruppo all'interno della cialda. Coloro anche le gocce, poi seleziono il tutto e applico degli effetti, l'effetto rilievo, aggiungo una sfumatura e un effetto ombra ed infine uno sfondo con gradiente. Bene, adesso vediamo come utilizzare il metodo aggiungi in alto. Sulla tavola da disegno ho posizionato una spirale che ho già convertito in curve. La seleziono e con il riempimento colore vettore clicco sul segno più in alto e quindi utilizzo posizione in alto. Seleziono il colore del pannello campioni ed inizio ad colorare. Diversifico i colori nelle aree all'interno della spirale, poi coloro anche lo stecco, sempre con lo stesso metodo. Bene, vediamo adesso il pannello livelli. Anche stavolta per ogni colore ha creato delle forme diverse come prima. Adesso abbasso l'opacità, operazione essenziale per poter aggiungere livelli di riempimento multipli. Apro il pannello aspetto, seleziono quindi la forma fucsia della spirale e qui troviamo un livello di riempimento e un livello tratto applicati alla forma selezionata. Clicco in basso, aggiungi tratto e vedete che aggiunge un nuovo livello e un nuovo livello tratto in aggiunta a quello esistente. Clicco
Cliccando sull'icona posso modificarne lo spessore, il colore e la disposizione. Lo posso spostare sotto e sovrapporre i tratti in maniera diversa. Volendo, potrei anche assegnare un pennello oppure inserire un tratteggio, un tratto spezzato, per ottenere un effetto particolare. Posso continuare ad inserire ulteriori tratti. Clicco sulla palette dei colori, vedete che il colore che ho scelto viene aggiunto al nuovo tratto e poi anche questo posso settarlo attraverso il pannello. La forma si plasma in maniera diversa modificando il tratto e riesco così ad ottenere effetti diversi. In questo caso abbiamo visto come aggiungere ulteriori tratti, ma è anche possibile aggiungere riempimenti multipli, a condizione che quello esistente abbia una percentuale di opacità al di sotto del 100%. E per aggiungere un nuovo riempimento basta cliccare Aggiungi riempimento. Crea così un nuovo livello per assegnare una sfumatura. La seleziono dal pannello campioni e vediamo che ha applicato la sfumatura sopra il livello colore che c'era in precedenza. Livelli che posso amalgamare in maniera diversa con degli effetti di fusione. Le combinazioni sono infinite per ottenere degli effetti completamente diversi. A questo punto rifinisco dando un effetto rilievo, un effetto 3D e un'ombra esterna. E anche qui creo uno sfondo, traccio un rettangolo che prende direttamente la sfumatura attiva, ma la cambio. Attivo ancora lo strumento colore vettore, scelgo un altro gradiente dal pannello campioni, cambio così la sfumatura e la porto al livello inferiore. Utilizzando il riempimento colore vettore è possibile attivare la funzione bitmap. Dal menu finestra apro il pannello stock, permette di effettuare una ricerca di immagini. Come termine inserisco color. Mi offre, come vedete, una serie di immagini. Ne scelgo una che aggancio e trascino sulla tavola da disegno. Naturalmente questa operazione si può fare anche con un'immagine che abbiamo nell'hard disk o eventualmente da immagini che abbiamo archiviate fra gli asset che abbiamo già visto nel tutorial relativo alla creazione dei pattern. Trascino l'immagine quindi sulla tavola da disegno, dopodiché chiudo il pannello stock che non serve più e con il riempimento colore attivo clicco su Bitmap. Lo strumento quindi è già carico. Clicco per applicare l'immagine all'ellisse. Per adattarla nella barra contestuale troviamo dei pulsanti adatta al massimo, adatta al minimo oppure estendi. Servono per impostare appunto le dimensioni dell'immagine automaticamente oppure nessuno. È poi possibile regolare l'immagine, il riempimento che abbiamo ottenuto attraverso le maniglie. Lo strumento riempimento colore vettore è uno strumento molto versatile per la creazione di illustrazioni quando si vogliono creare appunto più strati per dare spessore alle proprie immagini in modo da inserire sfumature o effetti di colore. Ma è uno strumento anche molto utile per la creazione dei loghi e per tanti altri lavori. Come vi ho già detto, lo strumento non è molto intuitivo e quindi occorre fare diverse prove. Una volta capito, un tool di cui non si riesce più a fare a meno. Anche per questo video è tutto. Se ti è stato utile, lascia un like. Se hai dubbi, puoi chiedere tranquillamente nei commenti. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!